non preoccuparti, veniamo a prenderti! Sky, c'è un lavoro per te! Ci penso io! Prendiamo subito il volo! Alex, vira verso la spiaggia! Ma qui non c'è il volante! Povera Sky, non posso guardare! Fantastico! Sì, ce l'ha fatta! Sì! Sì, brava Sky, evviva! Urrà! Aiuto, 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 aiuto! Calmati, Turbot, calmati, va tutto bene. Ora fa un bel respiro. Va meglio ora. Gli scogli devono aver aperto quel buco nello scafo. Di questo passo la Flounder affonderà prima che riesca ad arrivare in porto. Dobbiamo fare subito qualcosa. Ho trovato! Rocky conoscerà un modo per riparare la Flounder. Abbiamo bisogno di lui, presto! Parla pure, Ryder, cosa ti serve? Bisogna aggiustare un grosso buco nella barca di Capitan Turbot. Ci penso io! No, questo non va. Nemmeno questo. Troppo piccolo. No, questo non reggerebbe. Trovato! Riciclare è meglio che buttare. Ho trovato un pezzo di metallo con cui tappare la falla, così Capitan Turbot arriverà in porto sano e salvo. Sky è già in volo. Ti porterà qui da noi in un battibaleno. Questo cucciolo ha imparato a volare! Ehi, sta attento a dove vai! Stiamo volando sulla vasca da bagno più grande del mondo e io sto cercando di rimanere asciutto! Fatemi scendere da questo coso! Attento, Rocky! Oh, ti bagnerai tutto! Ma perché tutti quanti cercano di farmi il bagno oggi? Questa toppa sarà perfetta! Andiamo ad attaccarla alla barca, Zuma! Tuffiamoci dentro! Abbandonare la nave! Non si preoccupi! Noi siamo qui per tirarla fuori dai guai! Salveremo la barca! Ce l'abbiamo fatta! Puoi dirlo forte, Zuma! Quando vuoi, Ryder! Ricevuto! Ha funzionato! Sì, hai salvato la Flounder! Grandioso! Aspettate un momento! Io ho la soluzione! Questo! Grandissimo quanto! Prima io! Ta-da! È super fantastico! Ora guarda la mia trottola in aria! Tocca a me! Adesso tocca a me! Sto arrivando! Abbassa la testa! Scusate, pensavo fosse più lungo. Più lungo. Ottima idea. Credo di avere qualcosa. Perfetto. Riciclare è molto meglio che buttare. Marshall, vai con l'acqua. Fate largo. Yahoo! Un super scivolo. Ancora!
Zuma, la rete finisce laggiù. È impigliata quell'ancora. Amico mio, puoi farcela! So che puoi farcela! Wally! Oh. Wally, ce l'hai fatta! Sapevo che ce l'avresti fatta! Beh, non lo sapevo davvero, ma lo sapevo! Wally è ancora impigliato in questa vecchia rete da pesca. Purtroppo non riesco a liberarlo. Proviamo ad usare l'argano di Chase per portarlo a riva. Una volta lì, lo liberiamo. Ottima idea! Ci penso io! Chase! A Ryder serve il tuo organo! Va bene! Organo fuori! Arriva! Preso! Bel lavoro, Zuma! Appena in tempo! Chase, comincia a tirare! Ricevuto! Sì, fai così! Wally, sei salvo! Ero così preoccupato! Evviva! Via con la colla! Gran bel lavoro! Adesso dobbiamo solo gonfiarlo! Ho l'attrezzo che fa per due! Un altro po'! Fatto! Fantastico! Prendiamo subito il volo! Ottimo lavoro! Vola sulla baia e cerca di trovare la famiglia del piccolo delfino! Vado subito! Ora attacchiamo il palloncino alla tua fune! Fune, ok! Perfetto! Vediamo se funziona! Ci sta seguendo! Sembra contento di avere un amico con cui giocare! Sky, li hai individuati! Ryder, ho trovato la famiglia del delfino! Ottimo, Sky! Nel frattempo il piccolo e il suo nuovo amico sono quasi usciti dal fiume! Ehi, ma dov'è finito? Ryder, credo di averlo perso di nuovo! Tieni duro! Ci provo! Wow, wow! Pilota automatico attivato! Grazie, Ryder! Sei stato in gamba! Anche tu, Zuma! È stato decisamente fantastico! A tutti i cuccioli piace giocare! Anche ai cuccioli di delfino! Andiamo! Ah!
Fantastico, ce l'abbiamo fatta! Molto bene, Capitan Turbot, la campana subacquea è libera. Evviva! Evviva! E adesso andiamo a cercare la nostra lumaca di mare gigante. Oh, non può mettere niente di buono! Sono saltati i bulloni, la campana si sta riempiendo d'acqua. Meglio risalire in superficie e alla svelta. Oh no, non posso manovrarla da qui. Spenga il motore, Capitan Turbot. Purtroppo senza timone non andranno da nessuna parte. Mi è venuta un'idea. Rocky, devi immergerti fino alla campana subacquea in fretta. Semaforo verde, signore. Mi sto preparando a tuffarmi. Sono sicuro che ci riuscirai. Visto? Non era così difficile. Come ti senti? Bene, ma bagnato. Molto bagnato. Adesso forza, immergiamoci. Se è proprio necessario. Orazio! E adesso cosa facciamo? Ryder sta arrivando. Aspetteremo che ripari il timone. François Turbo non aspetta mai nessuno. No, François, il timone è rotto. Spegni tutto! I cuccioli sono qui! Fortuna che abbiamo aspettato! Riparato! Ah, ma è fantastico! Andiamo! Oh, no, 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 no! Il mio pancino si sta lamentando! Bene, Everest! Che ne dici di usare l'arpione per staccare quel pezzo di ghiaccio? Ghiaccio, neve, io sono pronta! Arpione! Ottimo lavoro, Everest! Questo mi sembra un buon posto, Rubble. Wow! Che strano! È il cucciolo di balena! Che carino! Devi sentirti molto solo lì sotto, vero? Schivato! Ehi! Che dispettoso! Non mi ha preso! Il piccolo saprà che non mi piace fare il bagno! Anche io sono felice di conoscerti. Ciao! Ciao, piccolo! Dammi la pinna! È gelata! Aiuto! Evviva! Zuma! Rubble è caduto in acqua! Vieni qui subito con il tuo jetpack! Tuffiamoci dentro! Paw Patrol! Zuma! Sì! Marshall, preparati! Rubble avrà bisogno di una coperta calda quando Zuma lo tirerà fuori dall'acqua gelata. Pronto per il salvataggio! Non aspettavo altro! Wow! Bella presa! Adesso lo so! Desidero fare un super bagno con schiuma e un'infinità di bolle! Questo cucciolo vuole fare un bagno perché si è appena sporcato nello stagno! Decisamente un bagno con tanta schiuma! Rubble adora le bolle! Goditi il bagno, Rubble! Andiamo a giocare a Papà Pugugi! Ma questa è una bolla gigante! Amici, credo di essere finito nei guai. Ecco
chiedo perché in qualità di sindaco di Adventure Bay... Salve, sindaco Goldway! Sarò da te tra un momento, Rubble. Dichiaro ufficialmente aperta la giornata della vasca da bagno! Cosa? Abeti! Oh no! Se so una cosa degli abeti è che sono... appuntiti! Oh! E come se non fosse abbastanza, l'acqua si sta raffreddando! Sì, vai! Ryder! Rispondi, Ryder! Rubble, va tutto bene? Non esattamente! Wow! La mia vasca è volata via, ora sono bloccato su un albero, ma i rami si stanno rompendo e ho bisogno di aiuto! Stiamo arrivando! Zuma, c'è bisogno del tuo salvagente in acqua nel caso cadesse la vasca. Sky, ho bisogno del tuo elicottero per calarmi con il cavo e tirare fuori Rubble dalla vasca. Capow! Volete vedere un vecchio secchio arrugginito? Sì! Un po' più in basso, Sky! Reagiti forte, Rubble! Ci sto provando! Preso! Fortuna che non c'era nessuno dentro. Ti ringrazio, Ryder. Coraggio, per favore. Sky, è il momento di usare l'arma segreta. Ci penso io. Ecco, Marshall, prova con questi. Il pranzo. Resisti, Marshall. Va bene, fate i bravi, ce n'è per tutti. Ma non ve lo darò finché non vi allontanerete dalla fune. Ne è rimasto uno. Sky, riportami da François. Ricevuto. Il pane ha funzionato. Ce l'abbiamo fatta. Sì! Lo spettacolo continua! Ulala! Urrà per me! Forte! Un momento. Ora capisco perché quei gabbiani cercavano un posto dove stare. Sta per arrivare un temporale. Rubble, serve la tua gru per prelevare François. Dobbiamo tirarlo giù, subito! Se serve aiuto, Rubble arriva in un minuto! Quelle nuvole nere sono notoriamente negative! Dovresti scendere! Non essere sciocco, io devo continuare! Questa pioggia mi fa ridere! Ah! Mi hai sentito ridere, pioggia? Ah! Oh, yes! Sì, sono seriamente preoccupato! Appena in tempo. Fermati sotto François e alza la gru! Ci penso io, Ryder! Gru! La salveremo, François! Resista! Resistere, sì! Questa è un'idea eccellente! Rubble, presto! Ecco, ci sono quasi! Non è possibile fare qualcosa di più di quasi! Troppo tardi! Preso! Sì! Cavo a posto! Wow! Per fortuna c'era quel ramo! Questo collare è incredibile! Bene, Marshall, adesso torna indietro! Credo proprio che dovrò fare tutto il giro! Zuma, dovresti raggiungerci con il tuo hovercraft. Marshall potrebbe avere bisogno di aiuto. Sarà fatto, signore! Ti medicherò al quartier generale. Il mio collare! Aspetta, lo riprendo. Marshall, no! È troppo pericoloso! No, non lo è! Basta che... Il mio nuovo collare mi porta fortuna persino quando non lo indosso!
Perfetto, grazie Rocky. Ecco Marshall, ti tiriamo su. Chase, quando sei arrivato? Marshall, sono stato qui tutto il tempo. Salva gente! Bella presa, Marshall! Deve essere il tuo collare fortunato! No, non è il nuovo collare che mi porta fortuna. È avere tanti amici come voi. Ryder, grazie per avermi aiutato a salvare il Gufino e per aver salvato me. Sai come si dice, Marshall? In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Can sirena! Che cos'è una can sirena? Ma dai! Una can sirena è il corpo di un cucciolo di cane e la coda di un pesce! La leggenda dice che quando c'è la luna piena, esattamente al tramonto... Come stanotte! Quella è la magica luna delle sirene! Il tocco di una can sirena può trasformarti in sirena! Soltanto per una notte e solamente fino all'alba, però! Questa è la leggenda vera o no? E quella? È la meravigliosa e forse anche magica Luna delle Sirene. Luna magica delle sirene? Ma per favore, lei è mai riuscita a vedere una can sirena, Capitan Turbot? Credo proprio di sì, Cucciolotto. Molte lune fa ho avuto un incontro magico, misterioso e meraviglioso con una can sirena. Wow! Davvero? La luna magica delle sirene riempiva il cielo, brillando come un faro. All'improvviso ho visto qualcosa fare un salto nell'acqua. Un tricheco o chissà, una foca. Ma quando mi sono avvicinato, ho visto una creatura con la coda di un pesce e il corpo di un cagnolino. Era sparita sott'acqua, ma riuscivo ancora a sentire le dolci note della sua voce. La leggendaria can sirena. Avevo proprio bisogno di una prova che fosse vera. Torna qui, can sirena! Vista? La coda conferma la leggenda. Oh! Io vedo soltanto un pollice. Ho sempre desiderato diventare una can sirena. Sarebbe davvero splendido essere una can sirena. A parte il fatto che ci si deve bagnare. Non saprei. Sicuri che quella coda non sia di una foca, per esempio? Beh, in effetti nessuno è riuscito a fotografare una can sirena. Potrebbe essere davvero qualcos'altro. Forse questa non è una prova perfetta, ma io so di aver visto una can sirena durante la luna magica delle sirene molto tempo fa e potrebbe succedere di nuovo persino stanotte. Mi piacerebbe molto vedere una can sirena. A me piacerebbe essere una can sirena. A me piacerebbe... Credo che sia ora di sognare le can sirene, cuccioli. Buonanotte, amici. Buonanotte, Ryder. Buonanotte, Capitan. Oh no, sta andando verso il mare aperto. Ci penso io. Attento, gattino, non ti ribaltare. Tuffiamoci dentro. Ciao, gattino. Ti va di fare un bel giretto? Propulsore. Preso! Ora ne manca soltanto uno. Katy! Guarda! Eccolo lì! Oh, andiamo! Sta salendo molto in alto! Qui ci vuole la mia scala! Scala! Forza, gattino! Sembra spaventato. Come lo portiamo giù? Credo di avere l'attrezzatura adatta per prenderlo. Mi auguro che voli meglio di come mi sta. Ha intenzione di volare fin lassù. Posso farcela. Ali! Questo cucciolo ha imparato a volare! Attento, Marshall! Stai
notte ho sognato che i gatti parlavano. Che strano! Ma che cos'è stato? Ah? Quello è Marshall. Con le mie ali e un piccolissimo gattino in braccio. Forte! Forte! Prendilo, Katy! L'ho preso! È ciò che ho sempre desiderato, senza sapere di volerlo. Questo jetpack funziona in aria e persino sott'acqua. Mi piace tantissimo, Ryder! Decollo! Sì! Oh, attento, mi stavi facendo cadere in acqua! Grazie per avermelo detto! Immersione! Ecco a te, Rubble! Che bello! Wow! Overboard! E adesso mangiate la polvere! È come fare salti altissimi tutto il tempo! Wow! Marshall, tocca a te! Davvero? Sì, non aspettavo altro! Il mio jetpack personale! Grazie, Ryder! Come funziona? Così? Vola! Marshall, estrai subito la pompa d'acqua! Pompa d'acqua! Visto, Marshall? Quei getti possono spegnere gli incendi, ma anche tenerti in aria! Fantastico! Vorrei tenerlo tutto il tempo! È stupendo, Ryder! Adesso potranno aiutarmi con i salvataggi aerei più difficili! Ma c'è un altro jetpack, Sky! Ed è per te! Ma io ho già le ali! Ali così? No, di certo! Jet supersonici! Grazie, 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 Ryder! Sono proprio spettacolari! Jet! Andiamo, Zuma! Immersione! Lumaca gigante in vista, Ryder! Oh no! La lumaca ha ingoiato Robo Cucciolo! Presto, Zuma! Diamole qualcosa che le piaccia veramente! Guarda qui! È il momento giusto! Prendiamo Robo Cucciolo! Preso! Ci è mancato poco, amico! Oh oh! Un colpo di vento e tutta Adventure Bay sarà ricoperta da fiori puzzolenti! Dobbiamo portare questo fiore lontano dalla nostra città! Ma come? Con il nuovo veicolo della Paw Patrol! Riporteremo questo fiore puzzolente a Foggy Bottom via mare! Seguitemi tutti quanti!
Giubbotto salvagente attivato! Rocky, devi venire con me. Intendi in acqua? Sì, ma non ti bagnerai. Spingi quel nuovo pulsante sul cruscotto. Va bene. Wow! Mi ha installato un rimorchiatore! Sì, ti piace? Sì, mi piace! È bellissimo! Sai quante cose posso mettere qui dentro? Manca solo una cosa! Giubbotto salvagente attivato! Ora possiamo sbarazzarci di questo? Ma non vorrei sporcare il mio nuovo rimorchiatore. Certo, infatti attaccheremo un salvagente all'argano. Così la pianta galleggerà dietro di te e la puzza non arriverà alla barca. Ottima idea! Ho anche un salvagente! Ci siamo, sindaco! Cominciamo! Rocky, portala via! Oh, Ryder, sei proprio il mio eroe! Ti ringrazio infinitamente! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! È ora di riportare quella pianta a casa sua! Ryder, vedo il sindaco! La corrente la sta portando in alto mare! Grazie, Sky. Stiamo arrivando. Finiamo di controllare i nostri camion, Rubble. Se serve aiuto, Rubble arriva in un minuto. Tu che pensi di fare, Chase? Non lo so. Ciao, Rocky. Ciao, Chase. C'è Zuma con voi? Adesso no, è in missione di salvataggio con Ryder. Oh, pare che neanche Zuma possa far parte del Cucciolo Show. Per caso volete partecipare allo spettacolo con me? Io no! Uno spettacolo vuol dire lavarsi, e lavarsi vuol dire acqua, e l'acqua non mi piace affatto! Non preoccuparti, Katie, vengo io! Questo caso fa per Chase! Grazie, Chase, ti aspetto qui da me! Sto arrivando! Vieni con me, Rocky, ti prometto che non ti bagnerai! Va bene, ma ricordati! Neanche una goccia! Eccole là! Da questa parte, qua giù! Stiamo arrivando, sindaco! Rimanga calma! Sono calma! Sono calma! Guarda, Cicaletta, Ryder! La squadra di cuccioli sta venendo! Oh, no! Cicaletta! Cicaletta, tieni duro! Ryder, ho trovato la paperella dispersa! Dì a Cicaletta che gliela porterò immediatamente! Glielo dirò appena possibile! Cicaletta! Dove sei? Oh, Ryder, devi salvare la mia preziosa gallina da borsa! Oh, eccola lì! Resisti, Cicaletta! Ci penso io! Salvagente! Sto arrivando in tuo aiuto, Cicaletta! Oh, fretta! Oh! Ah! Ecco! Oh, Cicaletta, sei tutta bagnata! Ed è solo colpa mia! A questo punto riportiamo la barca a terra! Salva gente! Katie, Marshall, preparatevi! Qui c'è una balena che ha bisogno di una doccia! Meno male che ho portato con me le spazzole grandi. Non preoccuparti, ti puliremo mentre fai il tuo spuntino. Questo è un sapone speciale per togliere il grasso senza rovinare la pelle. Non preoccuparti, ti sentirai meglio. Visto? Il bagno non è poi così male. Ora ci serve qualcosa per impedire che il petrolio si espanda. Ma non ho niente che possa contenere una macchia così estesa. Allora dovremmo inventarci qualcosa. Rocky! Ehi, Ryder, cosa ti serve?
Mi serve un numero enorme di asciugamani per pulire tutto questo petrolio. Ma certo! Ci vediamo a riva con quello che riesci a trovare. Semaforo verde, signore! Wow, Rocky! Hai trovato una tonnellata di asciugamani! Complimenti, amico! Hai fatto centro! I cuccioli devono lavorare insieme! Salviamo Adventure Bay! Bene! Dobbiamo arrotolare gli asciugamani e poi legarli tutti insieme per formare un grosso straccio da passare sull'acqua e assorbire il petrolio, così! Vedete come assorbe l'acqua? Possiamo fare la stessa cosa con i nostri asciugamani! Forte! Ho capito! Ma bisognerà legare tantissimi asciugamani! Meno male che abbiamo gli attrezzi adatti! Pinza! Fantastica idea, Rocky! Portatelo al largo, amici! Ottimo lavoro! Abbiamo circoscritto tutto il petrolio prima che potesse nuocere ad altri animali. Bene, e adesso... risciacquo! Pompa! Forse avevo bisogno di una doccia anch'io! Ora sei tutto bello pulito. Ma scommetto che ti manca la mamma. Oh, credo che ti stia aspettando. Credo non si possa raggiungere un'isola senza passare sull'acqua, vero? Bene, Sky, cala il gancio. Tu trasporterai l'affumicatore e il contenitore fino all'isola. Ricevuto, Ryder! Grazie per essere arrivato così in fretta, Ryder. Grazie anche a voi, cari cuccioli. È un piacere, Capitan Turbot. Puoi metterla giù, Sky. Ricevuto! Rocky l'ha costruita per portare l'alveare. E siamo addirittura arrivati qui senza bagnarci. Anche l'affumicatore è intatto. Adesso controlliamo se funziona come si deve. Chiave! Così dovrebbe andare. È perfetta! Le api amano gli odori dolci, quindi se spruzziamo l'interno con acqua e zucchero, si sposteranno di certo qui dentro. Qualcuno ha detto spruzzare! Pompa d'acqua! Useremo la mia scorta di zollette di zucchero. Non pensavo di bagnarmi proprio qui. Bravo, ottimo lavoro, Marshall. Adesso è la casa dolce casa delle api. L'alveare si trova lì dentro. Usiamo l'affumicatore per calmare le api. Ci penso io. Io sono pronto nel caso debba usare la pompa per raffreddarlo. Le api rimarranno tranquille per un po' di tempo. Eccola lì, l'ape regina. Se mettiamo la regina qui dentro, le altre api la seguiranno. Adesso manca solo il vostro bel alveare. Ecco qua. Sposteremo la scatola più tardi quando tutte le api dormiranno. Ape che dorme non punge pesci. Fai la ninna, bella petta, non mi punger, per favore. Oh, che dolci. Facciamo piano. Bene, Sky, tocca a te. Prendiamo subito il volo. Cala il gancio qui sotto. In arrivo. Ottimo. Ecco fatto. Portalo via, Sky. Cannone d'acqua. Oh, un bel sorriso!
esattamente la foto che speravo, ma è comunque venuta bene. Molto divertente. Parla Ryder. Ryder, ho trovato il fratello di Gilda. E la sua mamma. Sembra che sia scivolata in fondo a un ripido burrone. Non riesce a risalire. Oh, questo è un problema. Un grosso problema. È una cosa preoccupante. Come può un pesante e povero pachiderma precipitare in un ripido precipizio? Cos'è? Dobbiamo far risalire mamma elefante subito! Può aiutarci Rubble? Ciao, Ryder! Cosa c'è? Occorre la tua gru. Ci vediamo al burrone. Rubble come un razzo! Chase, la rete! Rete! Forza, Rubble! Abbassa il gancio! Subito! Si sale! Non so come si fa! Dobbiamo bloccare il veicolo prima che Alex finisca nei pasticci verdi! Chase, lancia la rete tra quei due alberi! Rete! Goal! Finalmente! Cuccioli, tutti in salvo? Allora ci vediamo al Paw Patroller! Attimo lavoro, cuccioli! Appena arrivano Zoom e Rubble andremo a scuola! Prendi, roba cucciolo! Cosa? Oh no! Sky! Parti subito con l'elicottero e manda giù l'imbracatura. D'accordo, Ryder! Adesso segui il Paw Patroller! Perfetto, Sky! Ora apro il tetto! E mi calo! È il mio turno, grazie. Un nuovo modo per arrivare a scuola? Allora, mucca marinaia. Va bene, non preoccuparti, ti riporterò io a riva. Salvagente! Lancio perfetto! Forza! Ora torniamo sulla terraferma! Ryder! Una mucca si trova nel patio del signor Porter e sta mangiando le sue pannocchie! Ma come ha fatto ad arrivare fin laggiù? Ah, non importa. Va bene, ci penso io. Ehi, Bessie! Ryder, il treno sta per partire. Come va? Beh, abbiamo trovato tutte le mucche. Dobbiamo solo riportarle al treno. Presto, ormai è pronto a partire. Non posso proprio andarmene senza le mie mucche. Stiamo arrivando. Ciao, Ryder. Ehi, Chase, come stanno le mucche? Sazie e felici. Le puoi portare alla stazione, per favore? Sono un vero cowdog, signori. Perfetto, ci vediamo alla stazione, allora. Va bene, è ora di muoversi, signorina.
Ehi, aspetta! Torna qui! Muovetevi, Mucche Mu! È finalmente giunta l'ora della quadriglia di Adventure Bay! Forza, cuccioli! E cicaletta! Muovete il busto Adventure Bay al posto giusto! Fate una fila, battete le mani! Tutti insieme, fino a domani! Battete i piedi e non guardate! Oh no, le mucche arrabbiate! Wow, è appena passata una vera mandria di mucche durante una quadriglia! È la festa western più bella di sempre, sindaco! Oh, sciocchezze, è molto gentile da parte tua, compare! Bene, cuccioli, andiamo. Chase, adesso aziona il tuo organo. Ricevuto, Ryder! Motore! Bene, Rocky, alza la base. Va bene, Chase. Adesso mettila giù. Organo! Fantastico, è a livello. Ora ripariamo il tubo, così l'acqua arriverà alla piscina. Vediamo che cosa ho nel mio camion. Ecco un tubo nuovo. Fa presto, Rocky! Sono pronto a tuffarmi in piscina e a farmi un bel bagno. E io a stare sdraiato all'asciutto accanto alla piscina. Chiave a pappagallo! Prima chiudiamo l'acqua. Adesso è a posto. Vediamo se è riparata. Ora sì che mi sto rilassando davvero. Scusa, Alex. Sky, qui abbiamo appena riparato il tubo dell'acqua. La piscina dovrebbe riempirsi da un momento all'altro. Sì! Tenetevi tutti pronti, gente! Ryder ha detto che l'acqua sta per arrivare. Sì! Rintracciando con il radar. Conosco il cucciolo adatto a questo recupero. Everest, Sky ha localizzato il secondo cucciolo. A ovest rispetto a voi. La vedo! Puoi andare a salvarlo? Certamente! Ghiaccio o neve, io sono pronta! Non è così lontano. Siamo venuti per aiutarti. Riesci a venire qui? Credo che per lui sia troppo difficile saltare, Jake. Forse potresti usare il tuo slittino per questa missione. Slittino! Coraggio, piccolo! Ti riporteremo dalla tua mamma! No, ha troppa paura. Come procede Everest? Per niente bene, Ryder. Sto cercando di salvare il cucciolo, ma di saltare sullo slittino. Allora ci vuole qualcosa che lo attiri. Qualche pesce succulento. Vi invio subito un pacco speciale. Sky, puoi venire sulla Flander? Dovresti fare una consegna per me. Arrivo! Guarda, sta arrivando Sky! Con l'esca per gli orsi! Il pranzo è servito, piccolo! Ha funzionato!
slittino dentro! Ecco il cucciolo numero uno! E questo è il cucciolo numero due! Oh, guardate come sono felici di rivedersi! Ottimo lavoro, cuccioli! Marshall, occupati degli orsetti, per favore! Non aspettavo altro! Termometro! Aprite la bocca! Temperatura normale! Un parco acquatico per tartarughe è un ottimo modo per trattenerle con noi! È giunta l'ora di collaudare lo scivolo! Tuffati, lattuga! Oh, scusa, acciuga! Bel tuffo, Stella! Ancora niente! Devo scavare più in profondità! Ce l'hai fatta, Rubble! Yuhuu! Wow, ce l'ho fatta sul serio! Forse sono andato troppo giù! Oh oh, meglio uscire subito! Lo stagno si sta riempiendo! La scavatrice non si accende! L'acqua è entrata nel motore! Zuma, Chase! Parla Chase! Mi servite qui allo stagno della signora Yumi! Arriviamo! Dovete fare subito qualcosa! Tira fuori l'argano, Chase! Ricevuto, Ryder! Zuma, prendi il gancio! Tuffiamoci dentro! Tiratemi fuori di qui! Fate presto! Chase, tocca a te! Tranquillo, ci pensa Chase! Adoro fare il bagno, ma non in questo modo! Bene! Funziona! Grazie, Chase e Zuma! Mi avete salvato la coda! È il nostro lavoro! Ora riportiamo le tartarughe a casa! Sky! Ciao, Ryder! Come va? È tutto pronto! Le tartarughe possono tornare a casa! D'accordo! Hip hip! Si torna a casa! Ecco fatto! Siete a casa! Wow! Kali si dirige proprio verso quello strapiombo sul mare aperto! Kali è rimbalzata dallo spazzaneve su un pezzo di ghiaccio. Sta andando alla deriva e lo spazzaneve continua a muoversi da solo. Chase e Everest, fermate lo spazzaneve. Zuma, mi serve una mano per fermare Kali. È finita su un blocco di ghiaccio. Sempre pronto, Ryder. Bene, Chase, avvicinati ancora, così potrò saltare. Ci sto provando. Ci sono quasi! Oh! Oh! Salto stupendo, Everest! Grazie, Chase! Seguimi, Zuma! Kali, siamo venuti per riportarti dalla tua Katie. Kali, attenta! Zuma, Kali sta venendo verso di te.
Cerca di raggiungerla con il salvagente. Ottima idea! Salvagente! Presa! Ciao, Wally! Hai visto Marshall, per caso? Non c'è traccia di Marshall qui, Ryder! Grazie, Zuma. Continua a cercare. Oh, oh! Sembra che stia arrivando un forte temporale! Ehi! Attento! Sei qui per lavarti, Rocky! No, sto solo cercando! Oh? Marshall! Alla fine il bagno te lo sei fatto, eh? Ryder, ho avvistato il camion di Marshall! È sul sentiero nel bosco! Ottimo lavoro, Sky! Lui è da quelle parti? No, non riesco a vederlo! Chase, raggiungi Sky e usa il drone per trovare Marshall. Chase, la super spia penserà a tutto! Eh? Ti ho trovato! O almeno credevo! Drone spia attivato! Decollo! Zanzare fastidiose! Ottimo lavoro, drone spia! Ryder, lo abbiamo trovato! Ben fatto, Chase! Eccoti qua, coniglietto! Questa è casa tua? Oh, sei una mamma! Sotto! Oh no! Siete bloccati! Tenete duro! Da solo io non ce la faccio! Ryder, sono Marshall! Ho bisogno subito della Paw Patrol! Eccoci qua, Marshall! Cosa? Chase! Ma che cosa ci fai qui? Ci stiamo cercando tutti, Marshall! Disattiva cavo! Tabby, apri il rubinetto! Hamdinger vuole usare l'acqua della cisterna per allagare le strade della città. Rocky, sei in grado di fermarlo? Se Marshall mi aiuta ad arrivare lassù, certo! Scala! Allontanati dal rubinetto, gattino! Oh oh! Oh! Chiudilo, chiudilo! Ora sì che si sporcherà! Aiuto! Oh oh! Chase, presto, ha bisogno di noi! Ricevuto! Fune! Aiuto! Sindaco, si aggrappia alla maniglia e scivoli giù! Ma se dovessi cadere? Non cadrà, la prenderemo noi! Troppa paura per guardare! Sindaco Hamdinger, può aprire gli occhi adesso? Mm? Oh, sì, certo, sapevo che sarei arrivato a terra sano e salvo senza alcun problema! Marshall! Beh, la Paw Patrol mi ha salvato e suppongo che almeno un grazie sia d'obbligo. Oggi avete combinato un bel pasticcio. Volevamo solo vincere il trofeo di città senza macchia, ci dispiace. Se le dispiace veramente, allora potrebbe darci una mano, sindaco. Thank you.
come sono felice di vedervi! Qual è il problema, Zuma? Guardate! La cucciola della mamma cansirena è intrappolata nella cabina dietro l'albero maestro! Abbiamo tentato di spostarlo, ma è incastrato! Dobbiamo tirarla fuori subito! Che ne dici di usare il braccio meccanico per spostare l'albero maestro? Ottima idea, Raide! Sky, provate ad aprire la porta. Raide, è bloccata! Quando l'albero è caduto deve aver danneggiato la serratura. Il relitto sta per cadere. Vorrei poter aiutare quella cucciolotta di cansirena. Capitan Turbot, deve usare il battiscafo per abbattere la porta. Signor sì, ricevuto! Sky e Zuma, tenetevi pronti a entrare e a recuperare la cansirena appena la porta si aprirà. Siamo pronti! Cansirena, spostati! Coraggio, Capitan Turbot! Tenetevi forte! Oh! Sky, Zuma! Adesso! Ma... dov'è finita? Piccola cansirena! Piccola cansirena! Dove sei? Zuma, guarda! Credo che sia molto spaventata! Siamo venuti qui per aiutarti! Siamo venuti per riportarti dalla tua mamma! Ascolta! Cuccioli, fate presto! Ecco Sky con la cucciola! Sono fuori! Oh, grazie di essere venuti, Raider. Grazie, Rubble e Rocky. Guardate, questo è il tubo rotto. Rubble, dobbiamo tirarlo fuori da lì. D'accordo, Raider. Rubble come un razzo! Pala! Un cucciolo con una pala? Ma è incredibile! Dire che sono veramente straordinari. Sì, ma anche noi faremo un'ottima figura. No, se Rubble non arriva in tempo non so come finirà. Spero che faccia in fretta. Bel lavoro, Rubble. Adesso porta via quel vecchio tubo. Coraggio, Cicaletta. Muovi le penne della coda. La polca di Cicaletta. Ora dobbiamo fissare questi tubi tutti insieme. Pinze! Perfetto! Bravissimo, Rocky! Ma ora ho visto veramente tutto! Le torte del numero del signor Porter mi stanno facendo venire una gran fame! Anche a me! Forse il prossimo anno dovremmo iscriverci alla gara per chi mangia più torte! Bravo, signor Porter! Sì, lo sapevo, è davvero squisita! Bene, signore e signori, ora facciamo un bel applauso per il signor Porter e le sue torte! E adesso tocca alla band della Paw Patrol! Coraggio, cuccioli, tocca a noi! Sbrigati, Rubble! Ottimo lavoro, cuccioli! Può aprire! Ora vediamo se funziona tutto! Wow! Beh, mi serviva proprio un magneto prima dello spettacolo! Grazie, Paw Patrol! Ora il campo avrà l'acqua di cui ha bisogno! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Coraggio, andiamo! Dobbiamo correre al talent show! Salve, Sindaco Goodway! Raider, aiutami, ti prego! Avevo appena finito di scolpire il mio nuovo totem, ma qualcuno me l'ha mangiucchiato tutto! Attenzione!
Qualcuno ha appena rosicchiato il totem del sindaco Goodway. Ma Chompy è rimasto qui con noi tutto il tempo. Sì, è vero, eppure qualcuno è andato fino ad Adventure Bay. Perciò deve esserci un altro castoro. Chase, trova quel castoro prima che trasformi la città in uno stuzzicadenti. Tranquillo, ci pensa Chase. Oh oh! Ehi, non mangiare il mio albero! Qui sopra ci ho costruito il mio fortino! Cosa c'è, Alex? Aiuto! Un castoro sta mangiando l'albero del mio fortino! E io sono dentro! Non preoccuparti, Chase ti aiuterà! Chase, Alex ha problemi con un castoro, vai alla sua casa sull'albero! Ci pensa Chase, signore! Come sono felice di rivederti! Stanno mangiando il mio albero! Stanno? Ryder! Ho trovato un altro castoro! E c'è anche un altro castoro! E rosicchiano come... come dei castori! Oh! Ora ho capito! I castori comunicano tra di loro sbattendo la coda! È semplicissimo! Ce l'abbiamo fatta! Ci sono due castori in arrivo, Ryder! Grazie, Chase! Coraggio, piccoli castori! Siete a casa! Ottimo lavoro, cuccioli! Ora c'è abbastanza legna per ricostruire la tana dei castori! Bravissimi, cuccioli! Chompy sarà soddisfatto della sua nuova casa! Ma perché l'acqua deve essere così bagnata? Non ti preoccupare, Rocky, ti salvo io! Molto meglio! Allora, che cosa ne pensi, Rocky? Penso che sia irreparabile. Irreparabile? Irreparabile se uso solo questi pezzi. Sono troppo danneggiati. È un vero guaio. Che cosa si può fare? Basterà trovare qualche pezzo di ricambio nella stiva. Ehi, attenzione con questi pezzi di ricambio. Scusa. Come puoi aggiustare il windsurf con quello? Adesso voglio mettere insieme questi pigiami in modo da fare una vela. Devo trovare qualcosa per fare l'albero. Che ne dici di quel ramo? Perfetto! Ehi, Wally! Mi fai vedere un salto per un piccante pezzetto di polpo? Ah, bel balzo, birbone! Ah? Un suino surfante. Strano. Questa nuova vela è una bomba! Grazie! Salve, Capitan Turbot. Ryder, sto assistendo a un'assurda anomalia animalesca. Non me lo dica, è un maiale che fa windsurf, vero? Ah. Stiamo arrivando. Cuccioli, Corny è vicino alla Flander. Andiamo! Attento, Wally! Oh no! Suino in mare! Zuma, mettiti l'attrezzatura e andiamo a recuperare i corni! Boccaglio! Rocky, useremo il tuo argano per riportarlo in superficie! Ricevuto, Ryder! Hai salvato! Ottimo lavoro, Ryder! Bene, Rocky, tira l'argano! Uno spuntino, simpatici saltaonde!
Aspetti, Capitan Turbot! Il dente di Alex è finito nel suo secchio! Davvero? Resistete, dinamici delfini! Il piccolo prezioso di Alex è prigioniero dei pesci impilati! Oh! Coraggio, afferri la mia moto d'acqua! Spiacente, non ho saputo riscattare il tuo incisivo, Alex! Eh? Non ha salvato il tuo dente! Non fa niente, Capitan Turbot! Ryder, pensi di riuscirlo a trovare sott'acqua? Puoi scommetterci, Alex! Conosco il cucciolo adatto per questo lavoro! Salve, cuccioli! Qualcuno di voi ha voglia di intraprendere una missione subacquea? Subacquea? Io ho da fare, Ryder! Non parlava con te, Rocky! Meglio! Sempre pronto, Ryder! Tuffiamoci dentro! Grazie per la velocità, Zuma! Il dente di Alex è incastrato in una carota e la carota è finita in un secchio che è caduto in acqua! Pronti? Partenza si inizia! Aspetta, Zuma! Ryder, il secchio! Bravo, Alex! Guardate come soffia! Sì! Ci penso io! Ciao, balena! Gioca con me! Zuma, usa il salvagente! Ottima idea, Ryder! Salvagente! Presto, Ryder! Bella presa! Stai bene, Zuma! Lo prendo per un sì! Oh, tada! Il mio dente! Urrà! Così potrò metterlo sotto il cuscino stasera! Splendido! Grazie, Ryder! Sì, grazie, Ops! Sì. Elicottero in vista, Ryder! Ottimo lavoro, Sky! Attenti, ragazzi! Oh? Dov'è il mio elicottero? Smiley si sta dirigendo ora verso il centro del ponte! Ci pensiamo noi! Riesci a vederlo, Chase? Negativo! Dietro di voi! Va tutto bene, Chase. Ti ho preso. Ci vuole molto di più per spaventare me. Sì, lo so, Chase. Puoi anche scendere ora. Va bene. Oh, Ali! Wow! A me ci sono voluti anni per imparare! Ciao, Alex! Salve, signor Porter! Ciao, Marshall! Ehi, guarda qui! Niente male il tuo rospo, Alex! Potrebbe anche classificarsi secondo! Questo è Saltino Salterino e sarà lui a vincere la gara! E invece il prospo dov'è? Lui, sta arrivando. Almeno spero. Sindaco Goodway, può dirmi per quando è previsto il turno di Smiley? Certamente, Marshall. Vediamo. Oh, Smiley sarà l'ultimo rospo a saltare. L'ultimo? Sì. Forse può ancora farcela. Chi può ancora farcela? Il mio rospo. Sta venendo qui, in elicottero. Capisco. Aspetta. Cosa? Rallenta, Smiley! Ryder, ci sono! Benissimo, Sky! È appena in tempo! Oh no! Non riesco a vedere! Sali ancora! Più in alto! Attenzione! Ce l'ho fatta! Ah!
Eccola, è lassù! Fa attenzione, tesorino mio! C'è bisogno della scala, Marshall! Non ci serve nessunissima scala! Vieni qui, cicaletta! Ah. Vieni dalla mamma! Ti prendo io! Oh. Oh, Chase, oh. La tua rete! Oh. 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 L'ho presa, sindaco! Oh, no! Cicaletta non sa nuotare! Zuma, vieni subito alla spiaggia! Tuffiamoci dentro! Giubbotto salvagente attivato! Resisti, Cicaletta! Fantastico, Zuma! Grazie, grazie, grazie! Non c'è di che, sindaco Goodway. In ogni occasione noi siamo a disposizione. Mi dispiace di aver rovinato la trasmissione. Rovinata? È stato grandioso! Azione, risate, suspense! Il pubblico adora i salvataggi di galline. Io non ne sarei così sicuro. Oggi siete stati bravissimi, cuccioli. Chi vuole vedere Buongiorno Adventure Bay? Sì, io da amore! Io voglio vedermi in TV! Voglio solo aiutarti a scendere! Ci saranno almeno un centinaio di galline qui! Che cuccioli! Bravi più che mai! Maggie, vederci in TV è davvero divertente! Perché non mandiamo in onda le nostre avventure? Magari un giorno lo faremo. Sta facendo un ottimo tempo. Stai andando molto bene. Sei a 6 minuti. Considerate il fuoco domato. Pompa! Getto d'acqua! Sei io! Bravo! Ce l'ho fatta! Adesso devo arrivare al municipio e suonare la campana. Se ci credi, ce la puoi fare! Oh no! Fuoco! Questo è compito mio! Getto d'acqua! Oh, cielo! Abbiamo evitato un disastro! Ottimo lavoro, Marshall! Grazie! Oh, ma adesso non ce la farò più a battere quel record! Hai ancora 30 secondi! Metticela tutta! Sì, ce la puoi fare! Sì! Sì! Se ci credi, ce la puoi fare! Signori, temo che Marshall non ce l'abbia fatta per solo un minuto. Oh, oh, che peccato! Bravo, Marshall! Ottimo lavoro! Sei grande, Marshall! Beh, ce l'ho messa tutta. Hai ragione, tu ce l'hai messa tutta. Ti sei fermato per domare un vero incendio, anche se ti è costato il record. Questo ti rende un vero eroe, bravo! Congratulazioni! Oh. Ma quel premio è per il cucciolo pompiere più veloce del mondo! Non più adesso! Questo premio è per il cucciolo pompiere più coraggioso che esista al mondo! Wow! Grazie! Bravo, Marshall! Avanti, cuccioli! La nebbia si sta avvicinando! È quasi arrivata all'isola!
La nave è diretta verso l'isola delle foche. Chase, ora porta la tua luce in cima al faro, così la nave non si avvicinerà troppo. Ci penso io, signori. La nave è molto vicina, veloci! È chiusa. Capitan Turbot, sono Ryder. Ryder, sei tu? Adesso non vedo più niente con tutta questa nebbia. Praticamente non mi posso muovere da qui. La porta del faro è chiusa. Mi scusi, ha delle chiavi da qualche parte? Certo, le ho con me. Sane e salve. Oh, questo non ti è d'aiuto, vero? Dobbiamo trovare un altro modo per entrare. Lei ha qualche idea? Oh! La nebbia si infittisce. Non riesco a vedere nulla. Chase, prova a sparare la tua rete sul muro del faro, sotto quella finestra. Lo faccio subito, signori. Sì! Wow! Grande idea! Sono dentro. Scendo in un secondo. Muoviamoci! Sì! Sei stato in gamba, Ryder! Sbrighiamoci! Faro dell'isola delle foche, rispondi faro, qui è il capitano della nave da crociera Principessa Maria, non vediamo la vostra luce, passo. Qui è il faro dell'isola delle foche, capitano, la luce si accenderà... ora! Adesso sì che vi vediamo, faro dell'isola delle foche, ci allontaniamo da voi e dagli scogli, grazie, passo e chiudo. Sì! Salute! Scusate, c'è qualche possibilità che coi vostri poteri Paw Patrol possiate tirarmi giù? Oh? Ehi! Quella sembra un'altra balena. Può darsi, le balene comunicano tra loro cantando. Ah, è vero, c'è un'altra balena. Scommetto che è la sua mamma. Sta venendo verso di noi. Buone notizie, arriva la mamma. Non sono così buone. Se si avvicina troppo, anche mamma balena rimarrà arenata qui. Due balene spiaggiate sono un po' troppe per noi. Capitan Turbot, le balene sono sensibili ai suoni. Oh, certo, sono tutte fonofobiche. Cioè, i suoni forti le spaventano. Quindi basta solo fare molto rumore per tenerla lontana da qui. Tu potresti coprirti le orecchie? Facciamo rumore! Sta rallentando! Bene, ora dobbiamo farla tornare indietro. Ehi, Marshall, accendi la tua sirena! Chissà per quanto tempo rimarrà laggiù. Dobbiamo riportare questo bel cucciolo di balena in mare. Presto! Oh, la marea non è abbastanza alta. Ci sono. Forse Rocky troverà qualcosa per far scivolare il cucciolo di balena fino in acqua. Che ne dite? Ha ragione, come ha fatto oggi al parco. Perfetto! Grazie per aver fatto così in fretta, Rocky. Sono sempre a disposizione. Bene, allora. Ora devi aprirlo. Perfetto. Marshall, puoi bagnare la plastica per renderla scivolosa? Ma certo! Molto bene. Ok, ragazzi, ora servono tutte le zampe. Uno, due, tre... Spingiamo! Mi ha bagnato tutto. Guardate. Ciao, cucciolo di balena, ci mancherai. Prenditi cura di te.
Eccoli lì! Dove? Caspita, mancati di nuovo! Ma dove possono essere finiti quei pinguini? Questo sarà proprio uno scatto perfetto! Presi! Scusi, capitano! Dovremmo riportare quegli uccelli nella loro dimora gelata! Scusa, Wally! Abbiamo finito il pesce e anche le idee! Ai ai ai, un iceberg! I pinguini devono essere arrivati fin qui su questo iceberg. Forse può riportarli a casa, se riusciamo a metterceli sopra. E come facciamo ad attirarli? Non abbiamo più pesci. Cos'altro mangiano i pinguini? Le solite cose. Pesce, pesce, plankton, pesce, ancora pesce, calamari. Ehi, ci sono! Il mio calamaro essiccato! Conservavo questo calamaro essiccato per fare un regalo a Wally. Nauseante! Quei pestiferi pinguini non riusciranno a resistere al mio delizioso calamaro! Ma puzza da morire! Già, esattamente! Solo un piccolo morso! Ehi, Zuma! Ti dispiace portarlo tu sull'iceberg? Senz'altro! Salva gente! Oh, che puzza! Oh, sembrano molto felici su quell'iceberg. Ma tra poco si scioglierà. Dobbiamo riportarlo nell'acqua fredda il più presto possibile. Ci sono. Capitano, controlliamo se nei registri del faro c'è una nave diretta a sud. Ottima idea, Ryder. Fantastico! Una nave con del pesce congelato è diretta verso la punta più estrema del Sud America. E allora spostiamo questo iceberg. Fantasma! È Marshall! Ehi! Terra chiama Marshall! Dove sta andando? Cuccioli, sembra che Marshall sia sonnambulo. E sta andando sullo skateboard mentre dorme. È pericoloso! Chase, andiamo! Non ci sa andare bene nemmeno da sveglio! Marshall, sono Ryder! Svegliati! Chase, lancia la fune! Buona idea! Fune! Preso! Perso! Zuma, devi raggiungerci al molo subito! Nessun problema! Sono già qui! Abbiamo appena scoperto chi è il fantasma ballerino. Chi? Tu! Sei un sonnambulo. Un sonnambulo? Ecco perché ho le zampe così stanche al mattino. Non preoccuparti, Marshall. Anche se sei un Paw Patrol, in ogni occasione noi siamo... Anche di notte!